Station. Power Station. Power Station. Independent from fashion. Power Station. Power Station. Power Station. Power Station. Independent from fashion. Via quel muso, è solo un intruso. Prova a dire grazie, grazie, grazie. E poi tanto, tanto, tanto sorridi. Un sorriso stampato, nemmeno se maschera, non va modificato. Goditela finché puoi. È molto meglio viverla. Devi prenderla così, tre volte al dì. Se, 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 se la vi. Conduce Matteo Inturri. Se la vi, solo su Radio Power Station. Tanta gente ci sarà nell'aldilà, come dice il grande Vasco, che si accontenterà, e noi siamo qui per accontentarci, è proprio il caso di dirlo, di dedicare questa trasmissione fantastica che stiamo per fare, grazie soprattutto ai tanti amici che hanno voluto collaborare, a un grande amico nostro che è il mitico Claudio Stampigi, per me il Solieri della zona sud, un grande veramente. Per lui sarà interamente a Power Station questa trasmissione dedicata, con la regia di Piero D'Agata ai bottoni. In questo momento è tornato giovane anche lui, gliel'ho chiesto, dobbiamo fare una cosa bella, quindi ci voleva il numero uno dei registi, con Matteo Inturri che vi sta parlando, e soprattutto tantissimi ospiti. Abbiamo anche l'apporto tecnico di Gaetano Spinello, nostro direttore marketing, insomma veramente tanta bella gente che sta per entrare nel vivo in questo bel momento dedicato alla musica di Vasco. Oggi anche il suo compleanno, abbiamo voluto iniziare con C'è chi dice no, perché appunto parla anche purtroppo dell'aldilà, e poi innanzitutto voglio fare, visto che siamo così in un periodo, gli ultimi 48 ore sicuramente sono state micidiali per l'informazione, abbiamo visto queste notizie che arrivano purtroppo veramente tristi dalla Turchia, dalla Siria, quindi il nostro abbraccio virtuale va anche a tutti i terremotati di quella zona, sono migliaia e migliaia senza tetto, ma soprattutto anche tantissime, tantissime vittime, veramente una tragedia immane, come ho scritto proprio ieri su Facebook. C'è chi dice no, era il nostro primo pezzo, questa sera ne ascolteremo tantissime canzoni di Vasco, ma avremo anche delle canzoni live con la voce sublime di Cristina Stampigi, che ha appena mandato i suoi due pezzi che ascolteremo durante la trasmissione. Ci saranno anche tanti messaggi, testimonianze, ricordi di tanti amici. Poi in studio Alessandro Sirugo e in extremis abbiamo anche Tony Dell'Albani, quindi veramente un cast d'eccezione. Ma intanto questa. Thank you.
che ti dica così, però non sono come te. Ciao. Ok, il nostro ciao arriva fino al nord, perché intanto salutiamo Serena che ci ascolterà in streaming e poi ovviamente anche nel podcast, ma oltre a Serena ovviamente un bacio lo mandiamo anche alla piccola Sofia, piccola adesso sta diventando grande, e ovviamente anche a Lina un abbraccio virtuale. Abbiamo qui anche Corrado dell'Albani, Corrado cognato di Claudio, e a proposito dell'Albani il primo ospite online in studio proprio è Tony dell'Albani, anche lui cantante e soprattutto amatore della buona musica come Claudio, vero? Ciao Tony! Ecco, adesso ti sento. Allora Matteo, una buonasera a tutti e tutti quelli che volevano bene a Claudio. Sì. Io faccio un intervento breve perché purtroppo devo andare via per, sì, insomma, per problemi di bimbo. Da papà, da papà, giustamente, ecco, i doveri di papà. Ecco. Voglio solo spendere una parola per Claudio che... non toccando merito a tutti gli altri che gli sono stati vicini negli ultimi momenti, ma io li ho vissuti veramente da vicino, perché con Claudio, appunto, avendo la passione per la musica e per la chitarra, andavo spesso a trovarlo, perché per me lui era il mentore, sì, come tutti sappiamo. Certo. Cioè nella provincia chitarristi bravi come Claudio ce n'erano pochi. Mm-hmm. E quindi l'ho vissuto da vicino questo suo, diciamo, ultimo passo verso... Io mi ricordo bene, ti ho incontrato tantissime volte a Aputia, per dire, nella Aputia bottega Claudio, di Claudio e Franco, spesso ci incontravamo, sì, si parlava di musica, di aneddoti, di ricordi. Il momento mio di, diciamo, di serenità, perché che ti portava via dai problemi della vita quotidiana. Mm-hmm. E con Claudio, che era sempre un tipo rasserenante, e soprattutto la cosa che mi ricordo di Claudio, che ho detto anche spesso a sua moglie, era quella che, nonostante i suoi problemi, diciamo dell'ultima parte della sua vita, non sapeva mai dire di no. Io, sì, non ho mai conosciuto è vero. Una persona che magari sta male e uno per dire: Claudio, scusa, ho un problema, sai, c'ho la chitarra che ha questi problemi. E lui diceva: Tony, portala, è vero, e ti vero, risolvo questo problema. Vero. Eppure magari i suoi erano mille altri problemi. Questa cosa ci è rimasta a tutti, a me, a Paolo, l'amico bassista, Paolo detto Piu Piu. Migliore. Paolo Migliore, sì, che due giorni prima della scomparsa di Claudio, mi ricordo che gli telefonò mentre io ero là, e Paolo diceva: sai, ho un problema con l'amplificatore, cosa. Claudio gli ha detto: vieni, vediamo cosa possiamo fare. Caspita. Cioè, per dire, io... Sì, 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 ma io lo so, un'altra persona, lo so. Come... Sì, sì. Un po' tutti quelli che abbiamo conosciuto bene, Claudio, lo sappiamo, di questa grande disponibilità che aveva per tutto, soprattutto quando c'era la musica e la solidarietà. Io l'ho veramente incontrato tante volte, e tante volte abbiamo parlato di tante belle cose. E nonostante la gente diceva che era taciturno, con me parlava tantissimo, e poi era sempre disponibile. Io l'ho coinvolto tante volte in vari memorial, in varie iniziative di solidarietà, non ha mai detto no, c'è non stato sempre, no, sempre, sempre. Quello ragionavamo tante volte con la moglie. Sì. Claudio non riusciva a dire di no, mai. Hai ragione. E l'ultima cosa che voglio dire, poi do, sì, spazio a tutti gli altri. Certo. È quello che ancora oggi i ragazzi che amiamo la musica, la chitarra, sì, sì, passiamo da Piazza San Sebastiano, magari per andare al supermercato, per, sì, andare, al, insomma, mercato del sabato, per dire, Non c'è nessuno che passa di là e non gli viene magone vedendo quella bottega chiusa. È vero, è vero. Gli vengono le lacrime
a dire questo. Hai detto tutto, Tony. Questo ho finito. Grazie, Tony, grazie. Giustamente la commozione è tanta per tutti noi. Io devo cercare di mantenere ovviamente i panni e devo recitare per questo. I 30 anni di cabaret mi faranno comodo in questa magica serata. Hai detto bassista Paolo Migliore, ma avremo anche l'apporto di altri due bassisti questa sera con i suoi messaggi, con i loro messaggi. E quindi tra poco ascolteremo anche il messaggio di Michele Scaglione, poi quello di Tony Calanni, poi avremo il messaggio di Nuccio Sarcià, batterista, poi avremo il messaggio addirittura di Andrei Innesto, detto Cucchia, che ha voluto proprio anche lui. Grazie, ovviamente, ancora adesso glielo dico perché l'ho giustamente interpellato. Grazie a Dio anche il suo cellulare per privato, perché siamo rimasti amici dai tempi in cui lo portavamo qui ad Avola con la Blasco Ciurma. Quindi avremo veramente tantissimi messaggi. Poi la poesia di Salvo Campisi, che vi reciterò alla fine, proprio dedicata a quella putia, a quel messaggio, a quel mestiere che faceva Claudio insieme al fratello Franco, appunto in quella bellissima bottega nelle zone di Piazza San Sebastiano. Ma intanto mettiamo la prossima canzone, vai Piero D'Agata, e questa è Power Station sui 97, sui 98.4. C'è lo speciale Claudio Stampigi con le poesie di Vasco Rossi e tantissimi amici. Tecnicamente ci sta dando una mano anche il mitico Gaetano Spinello, nostro direttore marketing. Dobbiamo salutare un'altra bellissima persona, Paolo Gambuzza dei supermercati, sponsor ufficiale di tutto per quanto riguarda la Blasco. Amoni. Ci fosse stato un motivo per stare qui, ti giuro, sai, sarei rimasto, sì. Sono convinto che se fosse stato per me, adesso forse sarei laureato. E magari se lei fosse stata con me, adesso sarei sposato. Se fosse stato, non sono mai stato così. Insomma, dai, adesso sono qui. Perché dica anche se soddisfatto di me, in fondo lo sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene che se qualche volta mi sono sbagliato. Liberi, liberi siamo noi, però liberi da che cosa? Chissà cos'è, chissà cos'è. Eravamo giovani, era tutta un'altra cosa, chissà perché, chissà perché. Forse eravamo stupidi, però adesso siamo cosa, che cosa che, che cosa se. Quella voglia, la voglia di vivere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cos'è stato cambiare così? Mi sono svegliato ed era tutto qui. Vuoi sapere anche se soddisfatto di me, in fondo non sono mai stato. Soddisfatto di che, ma va bene anche se, se alla fine il passato è passato. Siamo poi però liberi da che cosa, chissà cosa.
sa cos'è. E la voglia di ridere, quella voglia che c'era allora, chissà dov'è, chissà dov'è. Cosa divento, cosa divento, quella voglia che non c'è più, cosa divento. Ok, ok, anche Liberi Liberi non poteva mancare, ma vediamo, abbiamo avuto l'imbarazzo della scelta per mettere le canzoni giuste per questa festa, perché per noi è una festa di ricordare un grande amico e la sua passione per la musica, non solo Vasco, lui veramente avevamo dei progetti proprio per l'estate, tra l'altro volevamo fare una cover dedicata ai Nomadi degli anni 70, purtroppo non ci siamo arrivati, abbiamo fatto tante belle cose anche con gli Onda Sonica, ma lui ha suonato con i Ravage, ricordiamo le sue belle serate, poi il Kashmir con Cristina, ma poi la storia l'ha fatto per 30 anni insieme ad Alessandro Sirico, che è qui con me con la Blasco Ciurma. Ciao Alessandro. Ciao, ciao Matteo. Ciao bello, ciao a tutti. Quindi a te ti voglio proprio, come dire, ti voglio coinvolgere come col tuo pezzo forte, cioè cantare, perché voi avete fatto la Blasco, siete te la storia, tu e Claudio. Poi magari gli altri musicisti negli anni sono cambiati in 30 anni, ma gli storici eravate tu e Claudio Stambigi, vero? Eh sì, lui è arrivato prima di me. Addirittura prima di te? Sì, qualche mese prima. Poi, e poi sei arrivato tu come cantante. Hanno fatto il provino. Sì? C'era Salvo l'Animalo. Salvo Caruso, che comunque l'animale. Salutiamo con affetto. Anche lui porta i saluti suoi. Non se l'è sentita di mandare un messaggio vocale, però ma porta i saluti. E quindi facciamo la prima canzone, perché tu farai tre canzoni stasera dedicate a Claudio. Le avete suonate e cantate insieme tantissime volte, anche con me. Già dal 93, io mi ricordo la prima festa in Piazza Esedra con la Blasco Ciurma fino agli ultimi giorni del 2000-2001, e poi ripresi nel 2009 fino al 2020 eccetera. Allora, la prima canzone che ci vuoi dedicare a noi tutti e ovviamente al grande Claudio, qual è? Una canzone per te? Una canzone per te. Quindi Spinello, vai con la base, eccola qua. Alessandro Sirugo, una canzone per te, per Claudio e per tutti i vascosiani che ci stanno ascoltando. Amoni. Una canzone per te. E non te la aspettavi, eh? E invece, eccola qua. Come mi è venuta, e chi lo sa, le mie canzoni vengono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Beh. Sorridi, abbassi gli occhi in un istante. Poi dici non credo d'essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via. Una canzone per te. Come non è vero se te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Ma io continuo a parlare di te, ma chissà poi perché.
Bellissima, bellissima, perfetta, grazie Alessandro, che emozioni, mamma mia. Mi sono sentito, che ne so, a Piazza Sedra o al Violet, veramente una live. Volta, eh? Una volta per il compleanno di Vasco, perché sì, oggi ricordiamo. Sì, l'ho detto all'inizio, l'ho detto all'inizio. Sì, sì. 71 anni Vasco oggi. Hai organizzato un concerto, sì, con la Blasco, per buon compleanno Vasco. Sì, 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 eravamo al Morrison, se non mi sbaglio, era buon compleanno Vasco e Roby Baggio. Ah, ma due anni. Anche 7 e 18 febbraio, e poi al Cabiria con Cucchia, insomma, veramente bellissime Claudio, storie. Fatte Claudio insieme. Mi chiese: vuoi fare una foto con me? Ah, sì. Ma sono onorato io di fare la foto con te. Cioè, era lui che mi chiedeva quando dovevo essere io a chiedere. Eh sì, perché il vostro... questa anche grande umiltà, il grande Vasco, e ovviamente anche Claudio. Ha preso tutte le sembianze di Solieri, di Maurizio Solieri, anche nel carattere. Io per questo lo chiamavo il Solieri di casa nostra, perché era bravissimo, ovviamente, eccezionale con la sua chitarra, ma soprattutto era di una umiltà esagerata. Se non fosse stato umile, non sarebbe stato così bravo. È vero. Intanto ci ascoltiamo altre due note di questa bellissima canzone e poi continuiamo. Quando c'è, aiuta sempre comunque gli audaci. Siamo. E mica me, io che c'ho paura, perfino che un giorno in testa mi caschi la luna, o di perdere te. C'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, e qui vicino a te. C'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, se guardi in alto c'è ancora la luna, e qui vicino a te. Va bene, andiamo veloci perché veramente abbiamo tante cose da ascoltare. Adesso il primo contributo di un'altra bella persona, nipote di Claudio, l'ho già annunciato all'inizio, Cristina Stampigi dei Kashmir, ma anche degli Onda Sonica, ha suonato e ha cantato con tante band. Gli ho chiesto due canzoni per lo zio, l'ha fatto veramente con il cuore. Intanto la prima non è Vasco, mentre poi sarà la seconda che canterà canzone di Vasco, ma intanto una canzone di Mariah Carey, mi diceva Cristina, è una canzone che Claudio gli aveva suggerito, le aveva detto più volte, la devi fare perché è fatta per la tua voce, e quindi io direi di ascoltarla direttamente, la prima canzone di Cristina, dicevo, un pezzo straordinario di Mariah Carey. Amoni Spinello, Amoni, ci siamo, vai Piero D'Agata da Power Station, ancora per Claudio, questa è Cristina Stampigi.
La pelle d'oca, viene la pelle d'oca, bravissima Cristina, veramente canzone stupenda di Mariah Carey, dicevo, una bellissima canzone che piaceva tanto a Claudio, My Hall, il mio tutto, quindi grazie, grazie Cristina, tra poco la riascolteremo Cristina, questa volta con una canzone di Vasco, esattamente scelto canzone, ma la metteremo più avanti, intanto abbiamo un altro contributo adesso vocale del professore Scaglione, Michele Scaglione, un messaggio. Ciao Matteo, e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ti ringrazio per avermi contattato, per ricordare la figura di Claudio, di questo mio carissimo amico, un fraterno amico a cui sono legato da innumerevoli ricordi. Penso a quando provavamo assieme i brani di Vasco, ho 15 anni, a tirar fuori, mi ricordo a casa mia, nella mia stanza, gli arpeggi di Ogni Volta piuttosto che gli arpeggi di Una Canzone per Te, i soli di C'è Chi Dice No, di Liberi Liberi, insomma tantissimi ricordi, e io a strimpellare il basso, a tirar fuori le linee di basso con lui, a passare il tempo per il piacere di godere di momenti di musica. E poi insomma le nostre strade sono anche separate, perché poi lui ha intrapreso con tantissimi gruppi l'esperienza musicale, con la Blasco Ciurma in modo particolare, io con i miei amici, poi ci siamo ritrovati assieme anche a distanza di tanto tempo, insomma, e quindi volevo ricordare il fatto che mi sia stato vicino quando io sono stato poco bene di salute, 6 anni fa circa, e lui mi ha contattato, è venuto a casa, ci siamo rimessi a suonare assieme, io un po' sofferente, ma mi piace ricordare lui in modo particolare la semplicità, l'umiltà, non era mai sopra le righe, anche quando lui era diventato un chitarrista provetto rispetto a me Bassaro, no? Con una tecnica sopraffina, ma rimaneva umile e ci confrontavamo con semplicità, senza patemi da parte mia e lui senza assolutamente darsi aria. Poi ci conosciamo da una vita, non solo lui ma anche la moglie Lina, che saluto con affetto e che abbraccio, Serena, sua figlia, una delle due figlie che ho conosciuto a scuola, a cui auguro ogni bene anche dal punto di vista professionale per la carriera militare che sta facendo, quindi non posso far altro che rivolgere a loro un grande e sentito abbraccio da parte mia, e voglio soltanto ricordare, ecco, quanto sia stata una bella persona. Ti ringrazio per questa occasione e ti saluto. Buonasera a te e buonasera a tutti. Ringrazio Michele Scaglione, continuiamo con la musica di Vasco, ok? Sempre da Power Station sui 97, 98 e 4. C'è lo speciale Claudio Stampigi, vi parla Matteo Inturri, con la regia di Piero Dacata e Gaetano Spinello, parte tecnica estrema, con Alessandro Siruco in studio, con Cristina e tutti gli amici di Claudio. Amoni, la prossima!
fa. Non mi dire che quell'innocenza veramente ce l'hai. E non chiedermi d'aver pazienza, non ci riuscirei mai. Non mi va presente stasera, una delle bellissime canzoni degli anni 90 di Vasco. E adesso ci ascoltiamo il prossimo messaggio vocale che ce l'ha mandato il batterista, un caro amico straordinario, anche lui, abbiamo fatto radio insieme tanti anni fa, poi è diventato bravo batterista, ha suonato più volte in varie band e ha voluto mandare di cuore suo questo messaggio per Claudio. Nuccio Sarcià. Ciao a tutti, sono Nuccio Sarcià, batterista che ha conosciuto Claudio Stambigi fin dall'adolescenza. E cosa posso dire di Claudio? Una persona splendida, un bravissimo chitarrista, dal talento immane, ma soprattutto un ragazzo d'oro. Io ho avuto il piacere di suonare con lui qualche volta, anche se non abbiamo fatto parte comunque di una band insieme. Posso dire solamente che rimarrà nel mio cuore per sempre, sia come musicista, per il talento espresso sempre, sia come persona soprattutto. Un caro abbraccio a tutti. Ok, benissimo, grazie anche all'apporto, il bel messaggio anche da parte di Nuccio Sarcià. Adesso gli dico ad Alessandro Sirugo di riscaldarsi, perché tra 30 secondi è ancora in scena lui, qui in FM sui 97, sui 98 e 4 di Power Station. Farà tre canzoni, una già l'ha fatta, quindi una canzone per te. Adesso prepara, è quasi pronto con Gli Angeli, e poi chiuderemo alla fine con Vivere, sarà la nostra ultima canzone, anche grazie al suggerimento di Corrado dell'Albani, che abbiamo qui in studio. Ringraziamo anche per il beveraggio appena arrivato, anche il beveraggio virtuale anche per il mio fratello Claudio Stambici. Ringraziamo anche il Roxy Bar per questo. Quindi andiamo con Gli Angeli, Alessandro Sirugo, ovviamente questa non poteva mancare. Ce l'abbiamo? Eccola qua. Thank you.
volte te. Ed è facile sentirsi da buttare via. Qui non hai la scusa che ti può tenere su. Qui la notte buia e ci sei soltanto tu. Vivi in bilico e fumi le tue camel light e ti rendi conto di quanto le maledirai. Non arrivano gli ordini a insegnarti la strada buona. È da qui, non mi vedi più in le stati lì. Non arrivano gli ordini e anche gli angeli. Bello, 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 anche gli angeli. Ho appena ricevuto una chiamata bellissima da parte di Franco Stampigi, fratello di Claudio, papà di Cristina, e quindi ci faceva i complimenti, insomma erano veramente emozionati, lui, la moglie, tutta la famiglia Stampigi, tutta la famiglia di Lina, quindi di tutta la famiglia di Rosa, i dell'Albani, insomma tutti quelli che sono stati sempre vicino a Claudio a livello familiare, ma non solo. Quindi li saluto ancora una volta tutti quanti, spero di non aver dimenticato nessuno, ma veramente dico la famiglia Stampigi per dire gli amici, i parenti e le persone importanti per Claudio, con questa canzone degli angeli che ha appena interpretato anche Alessandro Sirugo. Mi ha appena scritto Cristina Stampigi, che sta arrivando, vuole salutare anche lei in diretta, quindi l'avremo qui tra qualche minuto, ma intanto mettiamo un'altra canzone di Vasco. Alessandro, grande, perfetto, preparati perché chiuderai la serata tu la chiudi tu con Vivere, ultima sì. canzone che faremo tra poco. Bene? Adesso ce l'ho fatta. Sei stato bravo, devo dire bravo, 8 e mezzo. Ok? Ti sei preparato bene. Scherziamo, ripeto, questa sera i miei 30 anni di cabaret sicuramente mi stanno tornando utili, sto recitando in modo veramente sfacciato, devo dire, perché non vi voglio emozionare, ma quando mi fai gli angeli le lacrime devono scappare per forza, perché insomma chi le ferma? Chi le ferma? Un'altra canzone di Vasco tra poco, direttamente porte aperte a Cassibile, perché arrivano gli Onda Sonica con il messaggio di Tony Calanni, bassista degli Onda Sonica, ma salutiamo anche Claudio Renda e tutto il resto della ciurma. Gli Onda Sonica da Cassibile, ma che comunque completiamo anche gli avolesi Claudio e Cristina Stampigi. Intanto questa, Amuni. Ora che
che io non ho, ci vuole pelo sullo stomaco, però ricordo chi voleva un mondo meglio di così. Sei proprio tu che ti fai delle storie, ma dai, cosa vuoi tu più di così? E cosa conta chi perdeva? Le regole sono così, è la vita ed è ora che cresci, devi prenderla così. Sì, stupendo, mi viene il vomito. Ok, è appena arrivato anche il messaggio speciale, devo dire, lo voglio leggere in diretta perché l'ho appena letto su Messenger e non su WhatsApp, anche perché con Lina non ci siamo ancora scambiati il cellulare, io ho il cellulare di Claudio, quindi mi scrive su Messenger, meno male che sono andato a dare una sbirciata anche su Facebook, quindi ciao Matteo, vi stiamo ascoltando, siete davvero speciali, infinitamente grazie, ma grazie a voi, per noi è il minimo, perché abbiamo pensato di fare tante cose per la memoria di Claudio. L'ho annunciato anche su Facebook, lo dico adesso e lo ribadisco, faremo una cosa bella, speriamo di riuscirci l'11 di aprile, che è anche il compleanno di Claudio, e quindi abbiamo pensato di fare un ensemble, vediamo una reunion di tanti artisti che si sono esibiti con lui, musicisti, tutti quelli che vorranno partecipare e che sono stati veri amici di Claudio ci saranno, e ci saranno dal vivo live questa volta, non solo radiofonico, ok?
abbiamo annunciato Tony Calanni, ok, gli Onda Sonica, è appena arrivata anche Cristina, veramente c'è un via vai qui questa sera. Power Station sembrano i bei tempi del PlayStation, quando facevamo 20 anni fa una trasmissione che vedeva coinvolti tutti gli ascoltatori che venivano a riprendere a rispondere ai quiz, a prendere gli premi, c'era un via vai spaventoso tantissimi anni fa. E veramente anche sarà l'orario, non lo so, perché c'è questa bella serata fresca d'inverno, molto fresca, molto fredda. Matteo, scusi, dimmi no, Tony. Voglio Tony dell'Albani, ecco, per dirlo, sì. Perché non tutti ti vedono, solo io. No, perché ho parlato ora con, voglio salutare con grande affetto Franco, il fratello di Claudio, certo, che ci sta ascoltando. Sì, sì, lo so, mi ha mandato un messaggio, anzi mi ha chiamato direttamente Franco Stampigi. Allora, ci abbiamo il contributo, Onda Sonica, ci fu un periodo proprio prima della pandemia, bellissimo, devo dire, quel periodo, Claudio mi contattò, devo dirlo oggi, svelare come è nata questa bella collaborazione con gli Onda Sonica, è stato lui a contattarmi. Matteo, sai, ho fatto una nuova formazione con degli amici speciali di Cassibile, abbiamo fatto un tutt'uno anche con cantanti di Avola e di Noto, c'era anche Tiziana Cimone che voglio salutare, Giusi da Cassibile e Cristina Stambici che sta arrivando, è davanti alla porta adesso, tra poco la facciamo parlare e poi dopo cantare ancora con l'ultimo pezzo nella scaletta che riguarda la sua splendida voce, quindi canzone. Allora, con gli Onda Sonica, stavo dicendo, questa bella esperienza che abbiamo fatto nacque con un gran cenone di fine anno, poi il 7 febbraio fu una bellissima serata giù al Casale degli Ulivi, perché abbiamo riproposto le canzoni di Vasco con le voci femminili, quindi Giusi, Cristina e Tiziana cantavano le canzoni di Vasco con ovviamente tutta l'Onda Sonica, questa bella orchestra, perché erano 8 elementi gli Onda Sonica e io sono stato onorato di averli avuti nelle mie serate. Grazie ovviamente a Claudio che mi diede questa chance di averli, mi suggerì questa bella band, e quindi per gli Onda Sonica ha parlato solo uno, non potevamo fare tutti gli 8, voglio dire, il più simpatico, devo dire, il bassista, il mio caro amico Tony Calanni, devo salutare anche Claudio Renda e tutti gli altri della band, ho citato le cantanti eccetera eccetera. Intanto ascoltiamoci il contributo di Tony Calanni da Cassibile. Mio cugnato, come mi chiamavi tu, come dimenticarti, come dimenticare le risate che ci siamo fatti, le emozioni che ci siamo scambiate. Eri un maestro, eri un amico, un fratello ancora di più. Quando imbracciavi la tua chitarra, quelle note andavano da sé. Che meraviglia ascoltarti, che fortuna esserti stato amico. Che fortuna averti conosciuto. Ed è una fortuna che ti sento vivo ancora nei miei ricordi, ti sento sempre presente, sento la tua voce, le tue minchiate insuperabili. Avevi sempre un momento per sdrammatizzare su tutto. Ti voglio bene, mi manchi, ma sei presente nella musica, sei presente nei miei pensieri. Sì. A presto, gioia mia. Ciao mio cugnato. Bello sto ciao mio cugnato. Io mi ricordo quando facevamo le prove lì a Cassibile al maneggio di Claudio Renda eccetera, questo mio cugnato, io non so com'era veramente la parentela tra i due, si sfottevano così, come se fosse stata la sorella di Claudio, che non ha una sorella Claudio, no. La fidanzata di Tony Calanni o viceversa, non lo so, non penso, perché Claudio poi era molto serio nei rapporti con la moglie, quindi non parlava mai di queste cose, quindi credo che quando Tony dice mio cugnato, diceva che era, lui era fidanzato con la sorella virtuale di Claudio, che non ha, perché loro sono tre fratelli, vero? È arrivata Cristina Stampigi. Ciao, buonasera, Cristina. Buonasera a tutti. Allora, sono intanto vediamo se riesco a mettere i trasmetti in diretta. Sì. Molto emozionata, Cristina. Io devo dire, ti dico grazie, perché con quella canzone di Mariah Carey che io conoscevo, però non l'hai interpretata veramente bene. Sei stata brava. L'ho fatto con il cuore per mio zio, quindi. Per me è stato un vero piacere poter partecipare a questa iniziativa e ringrazio tutti voi per aver avuto questo pensiero. Eccola qua. Per il mio zio Oschi, perché io così
l'ho sempre chiamato e così lo chiamerò sempre. Lo Zioski, perché Zioski era un po', come dire, russo. La rinquadriamo. Eccola qua, Cristina. In questo momento siamo in diretta Facebook. Sto cercando di mettere la telecamera al contrario, non ci sto riuscendo. Quindi sì. Sul mio profilo c'è Cristina Stampigi in questo momento nello speciale dedicato a Vasco Rossi su Power Station, ma soprattutto il nostro messaggio d'amore per Claudio nel giorno di non c'è campo, quindi vabbè andiamo solo con la FM, c'è poco campo, è caduta la linea. Quindi Cristina, bellissima canzone, devo dire, mi hai toccato questa canzone, veramente il cuore. Tante volte mi ha proposto di interpretarla, comunque di suonarla insieme, sì. Non c'è stata mai l'opportunità, quindi gliel'ho veramente dedicata con tutto il cuore, sperando che gli arrivi ovunque lui sia. Sì, credo che sia accanto a noi, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Anche Cucchia, Andrea Innesto, ha fatto un messaggio in cui ti dice che quelli che sono nell'aldilà sono con noi e sono presenti. Poi dopo ascoltiamo anche il suo messaggio, molto bello, anche se ha sdrammatizzato, come sa fare anche Cucchia, era un tipo cabarettistico anche lui, lo abbiamo visto quando l'abbiamo ospitato con la Blasco Ciurma, come anche Tony Calanni. E quindi saluti anche i tuoi amici degli Onda Sonica, vero? Sì, assolutamente, ciao ragazzi. Esatto. E poi Kashmir, io ti voglio nel live che faremo l'11 di aprile in onore di Claudio, ci devi essere, o anche con una chitarra. Per me è l'importante che tu sia presente con questa splendida voce, ma soprattutto perché l'affetto che io notavo di Claudio nei tuoi confronti e viceversa. Assolutamente sì, perché l'amore per la musica che mi ha trasmesso mio zio è stato fondamentale per me, per la mia crescita, sì, anche sì, musicale, sì. Quindi io sono stata abituata sin da piccola all'ascolto di buona musica, ottima musica, perché lui era sempre con la chitarra in mano, sempre. Quindi non a caso io quando lo presentavo gli dicevo: un uomo, un cappello, una chitarra. Non mancava mai il suo cappello e la chitarra, voglio dire, negli ultimi 30 anni questo era Claudio Stampigi, dai, era la musica, ed era questa figura bellissima, sì, e poi sempre sorridente. Sempre. Mai non l'ho visto mai arrabbiato. Un paio di volte, devo dire. Impossibile che fosse arrabbiato. Dietro le quinte, un paio di volte l'ho visto, ma proprio pochissime volte. Magari privatamente. Ma molto privatamente, per altre cose, incazzato come una. Però, nel pub, quando saliva sul palco, era veramente uno spettacolo. Come dimenticare i suoi assoli con la chitarra sopra la testa o dietro direttamente ai suoi. Con i denti. Con i denti, insomma. Con la bottiglia di birra. Con la sua Ceres, o la mia Ceres, o una Moretti, l'importante, o anche con un bicchiere d'acqua. Lui suonava con qualsiasi cosa. Qualsiasi oggetto avesse in mano, lui poteva suonare tranquillamente la chitarra. Ok, siamo pronti. Adesso mettiamo la tua canzone, la seconda canzone di Cristina che ha portato per noi, registrata proprio oggi. Devo salutare anche il nostro amico Dario Tirolongo, che ti ha dato una grande mano oggi pomeriggio per fare in modo che queste due canzoni siano sono parte veramente importante in questa trasmissione. Quindi canzone che tu hai fatto anche in quella famosa serata che si chiamava La faccia delle donne, che era una canzone di Vasco scritta per gli stadio, ed era il titolo della nostra serata dedicata al compleanno di Vasco all'epoca, nel 2020, 3 anni fa. Infatti ho scelto questo brano perché ho avuto occasione nella mia vita di cantarlo solo con lui. Sì. L'aveva scelto lui quel brano, io mi sono proposta di cantarlo fra gli altri ovviamente che erano stati scelti di Vasco, e mi ricordo, sì, che eravamo solo io e lui con la chitarra, perché fondamentalmente chitarra e voce, sì, in effetti è così, la arpeggiava lui, mi, sì, accompagnava, sì, e quindi mi ha ricordato tanto quella serata splendida, sì, e per me giustamente, essendo anche oggi il compleanno di Vasco, certo, l'abbiamo fatta apposta, lo sanno tutti, insomma, è molto, è troppo, troppo esplicita questa cosa di dire che l'abbiamo fatto il 7 febbraio per questo motivo, ma annunciando l'11 di aprile, che oltre ad essere il compleanno di Claudio è anche il compleanno del nostro regista famoso in tutta la Sicilia, il nostro PD Piero D'Agata, che oggi ha ripreso i panni del regista come i nostri vecchi tempi negli anni 90, quando si faceva radio come si doveva fare. E quindi mettiamo canzone di Vasco con la voce di Cristina Stampigi.
stasera nel letto metterò qualche coperta in più, perché se no avrò freddo senza averti sempre addosso. E sarei triste, lo so, ma la tristezza però si può racchiudere dentro una canzone che canterò. È stato splendido anche questo pezzo di Cristina. Grazie Cristina, ci salutiamo intanto con te. È stato splendido aver avuto un rapporto bellissimo con sì, Claudio. Sì, 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 è vero. Io da nipote, ma chiunque lo abbia conosciuto, sì, lo ha tanto amato, vero, così com'era. Lo confermo. E quindi sarà indimenticabile. Sì, ma noi cercheremo di mantenere sempre viva la memoria di Claudio con diverse iniziative. Grazie. Facciamo i memorial qua per il nostro Franco Trombatore, per fare un nome, ma ne li facciamo per tanti, da 10 anni, e quindi Claudio sarà un altro Franco, un altro Silvano. Per noi sono fratelli che purtroppo non sono qui con noi fisicamente, ma ci sono con l'anima, ok? Assolutamente sì. Ciao Cristina. Ragazzi. Ciao Cristina, grazie a te, bellissima e bravissima. E adesso abbiamo messo Gabri, perché tra poco arriva il messaggio di Andrea Innesto, tutto detto cucchia, ma intanto un minuto di Gabri. Voglio sentire ancora il tuo piacere esplodere col mio. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà. È meglio viverla. Ma adesso fermati,
non voglio perderti. I tuoi sorrisi adesso non nasconderli. Con le mie mani tra le gambe diventerai più grande e non ci sarà più Dio, perché ci sono io. Come sei splendida, Gabri, adesso smettila. Ok, ok, Gabri, intanto che entra Corrado con l'ennesima bottiglia, questa ce la manda Claudio direttamente da dove sappiamo, la devi stappare tu, Corrado, perché io non ce la faccio. Un prosecco buonissimo, ancora grazie agli amici del Roxy Bar, per non fare rumore e farlo fuori tranquillamente, e ce la sta aprendo Corrado, cognato vero di Claudio Stampigi, e quindi salutiamo anche la famiglia di Corrado, la moglie, i figli, insomma tutte ancora le persone che ci stanno ascoltando, ci stanno inondando di messaggi. Ho appena dato una sbirciata su WhatsApp, su Facebook, su Messenger, veramente grazie a tutti per i messaggi incoraggianti, belli, che ci stimolano, ci danno emozione. Quindi con Gabri, che tra l'altro è la canzone che mi ha suggerito il mitico Andrea Innesto detto Cucchia, perché nei live che lui faceva per Vasco faceva degli assoli stupendi, anzi io ve lo suggerisco, Gabri, sicuramente lo troverete in un live del 90 o del 93, non ricordo bene, e c'è un assolo proprio all'inizio con Andrea Innesto che veramente fa parlare il suo sax soprano. Ma intanto mettiamo il messaggio di Andrea Innesto detto Cucchia, umiltà in persona. Vai Cucchia. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti voi ascoltatori della radio, e voglio fare un grande saluto a Matteo, che è un amico che mi chiede appunto di fare un ricordo, un pensiero a Claudio, un chitarrista di Blasco Ciurma che io ho conosciuto un po' di anni fa, un uomo di cuore che purtroppo è scomparso prematuramente. Che posso dire? Posso dire che come tutti noi abbiamo dei cari che se ne vanno in cielo, e voglio pensare che ci proteggano dall'alto. Ogni tanto qualche conferma arriva, vi faccio un esempio, l'altra sera l'ho sognato mia nonna che mi ha dato due numeri e sono usciti. Allora ogni tanto si fanno sentire, quindi voglio pensare che oltre a questa vita ci sia la trasformazione e ci sia un altro proseguo completamente distante. Quindi nel ricordo di Claudio, un forte abbraccio a tutti voi e un caro saluto a tutta la sua famiglia. Grazie, grazie veramente a Andrea Innesto, veramente una persona umile, molto umile. L'abbiamo avuto circa 3 o 4 volte a tavola con la Blasco Ciurma, e abbiamo soprattutto avuto l'onore di esibirci con lui nelle serate, i musicisti. Poi era anche molto rigoroso, devo dire, con i nostri cari componenti della Blasco Ciurma. E adesso lui ci suggeriva di chiudere il suo messaggio con Ridere di te. Anche questo vi invito ad ascoltare live proprio di fronte del palco Gli Spari Sopra, del 90-93. Comunque il suo sax veramente lo faceva parlare negli stadi. Grande Andrea Innesto detto Cucchia, per noi è un onore averlo annunciato ancora una volta. Abbiamo avuto ospite qualche mese fa proprio nel presentare il suo singolo, perché è stato anche cantautore, quindi lo salutiamo con moltissimo affetto. Quindi andiamo con Ridere di te. Sei così sicura
tutto intorno a te, che sembri quasi un'onda che si trascina me. Lascia stare che qualche anno in più, meno male che sei convinta tu. Io sto uguale, chiedo solo se faccio male a volte a ridere di te. Sogni, non lo so, so solo che sono pochi, quelli che si avverano. Io so che sei una donna, onesta, non lo so. Tutto con se stessa, con se stessa, forse no. Lascia stare che qualche anno in più, meno male che sei convinta tu. Io sto uguale, adesso penso che quante volte hai riso tu di me. Hai riso tu di me. Lascia stare che qualche anno in più, è normale che c'hai ragione tu. Io sto uguale anche se penso che chissà quante volte hai riso tu di me. Dire una delle canzoni che preferisco veramente, tra le mie preferite sono tante, saranno almeno 15 le canzoni di Vasco che preferisco, ma tra queste c'è sicuramente Ridere di te, un capolavoro, e qui c'è appunto il sax di Andrea Innesto, e lo salutiamo ancora una volta e lo ringraziamo ancora per il suo veramente toccante, anche se sdrammatizzante, ma molto toccante messaggio che ha fatto anche il famoso e storico sassofonista di Vasco Rossi. Altro contributo, devo dire il penultimo di questa sera, veramente una trasmissione che immaginavo così, perché tra l'altro ho cercato di fare meno pubblicità possibile per quanto riguarda i nostri messaggi vocals, per
cercare di accontentare tutti. Ci avremo modo di risentirci e sicuramente di ricordare ancora una volta Claudio in altre occasioni. Ribadisco il mio impegno per l'11 di aprile per un live, chissà che se lo facciamo al Violet o giù di lì. Ma intanto devo salutare anche Salvo Campisi, noto ovviamente personal trainer della sua palestra, dove io frequento di nuovo, e anche Claudio aveva rapporti straordinari con Salvo Campisi, e Serena la incontravo spesso in palestra. Salutiamole ancora una volta, le figlie stupende di Claudio, Serena e Sofia. Salutiamo anche ovviamente Lina. Allora, Salvo mi ha detto: io voglio mandare una poesia per Claudio, tra l'altro anche scritta tanti anni fa proprio in quella famosa putia per Claudio e per Franco. Infatti la poesia si chiama Un restauratore. Spero di leggerla bene perché sono anche stanco. Quindi volano le mani, volano, accarezzano la fantasia, strade e luoghi del passato attraversano la mente, colori e forme intrappolati in progetti senza tempo. Quanti anni hanno lasciato un segno, qualcosa senza età? E volano le mani, volano, accarezzano le mani, e volano le mani, volano tra la polvere e la fantasia. Quanti sguardi hai incontrato, umili artisti, maestri di vita, che hanno perso il loro viaggio nell'affanno dell'eterno. Quanti ancora ne incontrerai lungo i viali della storia, seduti su bellissime sedie e poltrone di altri tempi. Tu, sereno con gli occhi lucidi, che a secondi il tuo viaggio stai già pensando a quante mani accarezzano le tue mani stanche, e volano le mani, volano, accarezzano le mani, e volano le mani, accarezzano tra la polvere e la fantasia. Salvo Campisi, il suo messaggio per Claudio. E tra l'altro sottofondo Alba Chiara non poteva mancare, e quindi saluto anche la mia Alba Chiara, Federico, insomma anche loro sono in ascolto, li salutiamo con affetto. E va bene, tutto il mondo fuori. Noi stasera non vogliamo chiudere con Alba Chiara, perché lo fa Vasco nelle sue bellissime feste, nei suoi concerti. Ho anche avuto finalmente il piacere di rivederlo dopo 30 anni a Messina quest'estate, il 30 giugno, qualche giorno prima, insomma, il 30 giugno con i miei figli al San Filippo di Messina. È stato uno spettacolo straordinario. Ma noi vogliamo chiudere con una canzone alla quale Claudio era molto molto affezionato, e ce la canterà live, veramente con la base, ma live con la sua voce, oggi in questo 7 febbraio del 23. Sono le 20:19, siamo in diretta su Power Station 97 98 e 4, ma faremo anche qualche replica sicuramente durante questo mese di febbraio, probabilmente già domenica mattina, se i nostri registi post programma, quindi l'appello per Bardareo, per Battaglia, per Catinello, tutti i registi che ho avuto qui a Power Station, capitanati ovviamente dal nostro caro Piero D'Agata, sicuramente lo monteranno. Quindi mettiamo l'ultima canzone live, veramente, con Alessandro Sirugo. Ciao Alessandro, sei stato contento di questa serata? Contentissimo, ecco. Volevo dire solo, non vuoi dire niente? Vivere, ecco. Bravo! È passato tanto tempo, vivere. Io ricordo senza tempo, vivere. È un po' come perdere tempo, vivere. E sorridere. Vivere, vivere. Passato tanto tempo, vivere, vivere, è un ricordo senza tempo, vivere, è un po' come perdere tempo a vivere, e sorridere nei guai, così come non è fatto mai,
e puoi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. Volevo dire, dimmi, che questa è l'ultima canzone che ha ascoltato Vasco, Claudio, prima di andare via. Alle 3 di notte? Sì, su Google hanno controllato i familiari, adesso Corrado me l'ha detto. Noi per questo l'abbiamo messa come ultima canzone. Anche sua moglie me l'ha detto che... È appena arrivato il nuovo messaggio di Nina, lo leggiamo dopo, lo leggiamo dopo. Vai! Vivere e sperare di star meglio. Vivere e non essere mai contento. Vivere e restare sempre al vento. Vivere come ridere. Vivere, vivere, e anche se sei morto dentro. Vivere, vivere, e devi essere sempre contento. Vivere, vivere, è come un comandamento. A vivere, sopravvivere, senza perdersi d'animo mai. E poi pensare che domani sarà sempre meglio. Oggi non ho tempo, oggi voglio stare spento. C'è Claudio che fa parlare la chitarra, come dicevo spesso nei live con la Blasco, ma non solo. Abbiamo fatto tante cose belle insieme e avevamo tanti progetti, purtroppo li faremo in un altro mondo, dove sta ancora suonando per gli angeli. Lo farà per sempre, lo farà per tutti noi, lo avremo nel cuore, lo avremo in ogni momento di sconforto, ma anche di gioia, perché Claudio era gioia, era soprattutto gioia con la sua musica. Io non posso mai dimenticare un ultimo aneddoto, e poi devo salutare l'ultimo messaggio con veramente bellissima l'ultima dedica di Lina, che è appena arrivata, che è appena arrivata nel Messenger. Allora, stavo dicendo, avevo fatto un testo molto leggero che riguardava la mia trasmissione al canale 8, che si chiamava Ciuri di casa mia. Gli ho detto: Claudio, me la puoi musicare? In mezza giornata ha fatto un capolavoro, però poi non ce la siamo godute perché è arrivata la pandemia, insomma, veramente brutte storie. Però la cosa bella, questa sera abbiamo fatto un omaggio splendido,
col cuore al nostro caro Claudio. Infatti in extremis Lina mi scrive su Messenger e mi dice: io, Serena e Sofia ringraziamo tutti voi, stasera ci avete riempito i cuori di gioia. E per me questo è il miglior messaggio che potevo ricevere e il miglior premio per questa bella festa, ribadisco, per questo bel memorial dedicato a, per me, a un grande fratello che è appunto Claudio Stampigi. Devo ringraziare alla parte tecnica, per il post produzione, i registi di Power Station, Battaglia, Bardarei, Catinello, Spinello e ovviamente il loro capo, il nostro capo, il nostro direttore responsabile, è tornato a manovrare i bottoni su mia richiesta e l'ho fatto egregiamente, il nostro caro Piero D'Agata. Saluto a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, la famiglia Stampigi dell'Albany, la famiglia di Rosa, Cristina, Nuccio, Michele, Toni, e poi chi c'è? Andrea Innesto del Tocucchia, insomma tutti quelli che ci hanno fatto i messaggi, Toni dell'Albany e Alessandro Sirugo che abbiamo avuto in diretta qui, direttamente dagli studi. È stato bello, ci sicuramente riascolteremo questa trasmissione in replica su Power Station, vi informeremo tramite i social. Grazie, grazie di tutti di cuore, un uomo, un cappello, una chitarra, il solieri della zona sud, il grande Claudio. Ciao Claudio, ti voglio bene. From fashion. Power Station. Power Station. Power Station. Power Station. Independent from fashion. Via quel muso, è solo un intruso. Prova a dire grazie, grazie, grazie. E poi tanto, tanto, tanto sorridi. Un sorriso stampato, nemmeno se maschera, non va modificato. Goditela finché puoi. È molto meglio viverla. Devi prenderla così, tre volte al dì. Se, 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 se la vi. Conduce Matteo Inturri. Se la vi, solo su Radio Power Station.